Abbiamo 5 minuti per commentare l'1-1 di Bergamo, lo 0-0 della Rechi tra Salernitana e Ascoli. Partiamo dal tuo prossimo avversario, per Paolo. Sì, è in un momento di crisi, però ha cambiato allenatore, adesso avrà trovato degli stimoli nuovi. Ha fatto due punticini con Marco Cari in panchina. Ha fatto due punticini, quindi vuol dire che ha dato degli input importanti, i giocatori hanno recepito, quindi è una squadra da prendere con le molle. Però guarda, tu non ti fidi, giustamente fai bene, no? Però guarda anche i nomi di questa squadra, che insomma ci sono nomi importanti. Contro il tuo Cesena non giocheranno con ogni probabilità Galasso, che è uscito a fine primo tempo per infortunio, forse anche Montervino, che oggi non ha giocato sicuramente la sua miglior partita, mancherà anche Russo, che era subentrato a Galasso espulso. Insomma, giocheranno forse senza un terzino destro, non male, eh? No, questo mi dispiace per loro e mi avvantaggia a me, però anche è vero che ogni domenica mi ce ne ha fatto male uno, quindi da Cusaro, è vero, da Cusaro, Giaccherini e via, quindi è una ruota poi che gira un po' a tutti, eh. Alfredo, mi fai un commentino su Salernitana Ascoli? Abbiamo visto le pagelle della Salernitana, sì. No, vedevo che Russo scuoteva la testa al momento dell'espulsione, dovrebbe soltanto restare in castigo per tutta la settimana per i danni che stava facendo su un fallo ingenuo assolutamente da evitare. Poi mi dispiace molto e non riesco a capire cosa ci sia da protestare quando un'espulsione è così netta e quando hai commesso dei danni come li ha commessi Russo. Purtroppo i due gol in 7 partite sono una storia annunciata, in società dovevano saperlo e hanno fatto finta di non saperlo. L'Ascoli sta andando avanti con un rendimento molto regolare, molto giusto, un campionato importante, una squadra che tiene testa ovunque, e credo che il bilancio sia molto molto positivo. Cari a Salerno sta lavorando con grande dignità, con grande professionalità, con grande passione, però i problemi legati al mercato e i danni che hanno fatto sul mercato, soprattutto nella seconda fase del mercato, sono danni evidenti, perché Fava, che ha colpito il palo su punizione, è entrato oggi in campo dopo che comunque era stato acquistato all'ultimo momento ed era a corto di condizione. Ascoli, scherzando e ridendo, imbattuto alla stessa stregua del Padova, sono le uniche due formazioni imbattute in questo campionato. Ascoli appena affrontato dal Cesena di Bisoli. Andiamo